Adesso andiamo su tecnologie ancora più avanzate e parliamo di tortellini, che non è una battuta e perché non sia una battuta ve lo spiega Luigi Consiglio assieme a Giovanni Rana Junior, eh, che prego di salire qui sul palco, vedete Rana da tutte le parti eh, e quindi adesso però spieghiamo perché. Eh, vediamo Randa da tutte le parti e perché io ho detto quella cosa sui tortellini che sono tecnologia lunare. Perfetto. <ride> Grazie Enrico. Allora, una, una brevissima uh, contestualizzazione di che cosa stiamo parlando. E quindi il primo punto uh, importante è che oggi le aziende crescono principalmente attraverso lo sviluppo prodotto e le risorse umane. Uh, e questa è la prima connotazione su cui attraggo la vostra attenzione per seguire il nostro, la nostra conversazione. La seconda è che il tema del uh, Festival del Futuro è Giovani e Tecnologia. Allora, con questi due presupposti... Noi vogliamo cogliere proprio lo spunto dato da Enrico e quindi che ora parliamo di Tortellini per raccontare insieme a Giovanni Rana. Oltretutto salutiamo Giovanni Rana, il fondatore seduto in prima fila. Però insieme a Giovanni Rana raccontiamo che cosa è oggi la rana. Allora, innanzitutto Giovanni eh, raccontaci il tuo percorso per arrivare fin qui. qui. Stamattina, okay. Intanto grazie, grazie per l'invito a parlare qui oggi e, e buongiorno a tutti. E, è in particolare per me un piacere parlare con te, Luigi, che eh, sei entrato a far parte eh, della nostra azienda come collaboratore nel 1995. Anno, anno in cui io sono nato, quindi possiamo eh, dire che siamo coetanei. Abbiamo la stessa età quasi. Di spirito tu sei ancora più giovane. Eh, eh. E, e per me no, è veramente un piacere perché tu per me sei non solo un amico ma anche una guida nella mia crescita lavorativa. E, appunto, nato nel 1995, eh, non voglio raccontare la mia vita, però da, appena sono nato da subito e poi... Fino ad oggi ho avuto la fortuna eh, di poter essere immerso nella passione con la quale la mia famiglia eh, lavora quotidianamente vivendo l'azienda. Ho concluso il percorso universitario nel 2019 eh, a New York alla Fordham University eh, dove ho studiato economia con una concentrazione in marketing. Però al di là del percorso di studi credo che per me sia stato fondamentale perché mi ha dato la possibilità di vivere in un contesto multiculturale. E quando poi ho iniziato a lavorare nel 2019, a lavorare ufficialmente, eh, ho compreso quanto questa eh, comprensione della diversificazione culturale nel mondo sia cruciale per, per la nostra azienda, per la nostra realtà, ma credo per tutte. Il non imporre la propria cultura. Nel nostro caso, la nostra tradizione alimentare, eh, le nostre tradizioni culinarie, eh, ma cercare di comprendere di cosa ha bisogno il consumatore e come noi possiamo creare un prodotto a servizio di questo bisogno, anche in base ai tempi che cambiano. Sicuramente, gli ultimi due anni sono stato un, stati un bel booster da un punto di vista di cambiamento di abitudini. È per noi, sbagliato, nella presentazione giustamente si è detto si parlerà di tortellini. Eh, ed è vero perché l'azienda è conosciuta, eh, specialmente in Italia, nel 1962, quando il nonno ha iniziato la, a mano a produrre i tortellini, all'epoca eh, tre, tre ricette: ricotta e spinaci, crudo e, e carne. E, e da lì siamo arrivati ad oggi in cui le ricette che produciamo nei cinque stabilimenti italiani, italiani sono più di mille, eh, ma non è solo pasta ripiena. Ed è questo un po' il passaggio, secondo me, di cui dobbiamo chiacchierare oggi, perché non è solo pasta ripiena, perché è sbagliato eh, imporre la propria cultura, che è quella della pasta fresca ripiena, se io devo portare il mio prodotto in Giappone. Perché non posso pensare che una persona giapponese, che può anche apprezzare il, la pasta ripiena al ristorante, possa comprendere e poi poter preparare a casa la pasta ripiena. La posso vendere, ma devo anche essere in grado di andare a sedermi in Giappone, comprendere il mercato, comprenderne i bisogni, faccio l'esempio del Giappone perché è molto lontano magari dalla nostra cultura culinaria e, e capire cosa posso offrire. Benissimo, quindi questa inclusività è alla base della strategia di una rana. Che ci stai dicendo mondiale. Quindi, quindi questo per rispondere anche a uno stereotipo corretto che in questo momento vede la rana come un produttore italiano artigianale di tortellini. Cerchiamo di ehm, in qualche modo raccontare la realtà. E quindi partiamo da che cos'è la rana oggi, altrimenti non riusciremo poi a raccontare il percorso e il percorso futuro in termini di crescita. Che cos'è la rana oggi? Allora la rana oggi è, conta. Un miliardo di fatturato nel 2021, eh, in più di 68 paesi nel mondo. Mille ricette prodotte in Italia, otto stabilimenti, di cui cinque in Italia, 1 in Belgio e 2 negli Stati Uniti d'America a Chicago. Eh, questa è la grandezza adesso dell'azienda, ma al di là della grandezza, al di là dei numeri, quello che a noi piace di più sottolineare è. Eh, il numero di persone che hanno iniziato a lavorare con noi e che a noi piace chiamare famiglia, che negli ultimi anni è cresciuto esponenzialmente, e adesso siamo quasi 4.000. È questo il numero più bello. Perché cresce l'azienda e, e dal momento che io ho avuto la fortuna, prima non l'ho detto ma son, vorrei menzionarlo, che quando sono entrato in azienda ho avuto la fortuna eh, di essere eh, affiancato da mio padre che oltre a essere il mio migliore amico e la guida eh, per il mio futuro, eh, anche da un gruppo dirigenziale che eh, vuole eh, trasmettermi la propria competenza. Anche perché io ho studiato marketing e economia, ma poi mi sono reso conto che in Rana è utilissimo, ma le competenze che ad oggi eh, noi stiamo cercando non sono solamente quelle. Siamo un'azienda che ha iniziato a produrre pasta ripiena ad oggi per vincere, abbiamo compreso negli ultimi anni, specialmente negli ultimi dieci anni da quando abbiamo lanciato i prodotti nel mercato americano nel 2012, che non si può vincere di solo marketing, bisogna vincere attraverso l'innovazione, l'innovazione tecnologica. Ecco, questo è il punto più delicato e più importante da far capire. Cioè oggi la Rana è un'azienda che produce macchine e processi prima dei prodotti, quindi si autoproduce i prodotti. Questo che abbiamo chiamato l'inversione del paradigma, cioè la capacità di guardare i bisogni attuali e prospettici e tradurli in macchine, è il punto in cui ti chiedo anche organizzativamente come funziona oggi questa macchina e che risultati produce, cioè come è composto il portafoglio della Rana oggi, soprattutto sul mercato americano che è quello più forte tasso di crescita. Questo è l'ultimo punto importante da sottolineare, il mercato americano è il, quello che sta crescendo di più negli ultimi anni, stiamo toccando i 500 milioni di fatturato solamente in America in 10 anni e, e sicuramente l'innovazione tecnologica è stata fondamentale. Ancora una volta siamo arrivati negli Stati Uniti, io all'epoca ero al liceo quindi tu l'hai vissuta in prima persona. E, siamo arrivati negli Stati Uniti e abbiamo proposto la pasta ripiena, conosciuta, sono tanti gli italiani negli Stati Uniti, eh, ma abbiamo dovuto adattare, adattare i sapori, quindi il lavoro di ricerca e sviluppo. Eh, chiaramente offrire un, un ripieno di pollo e aglio in Italia potrebbe eh, non suonare benissimo, però ripeto ogni ripieno per ogni paese è adattato al profilo aromatico apprezzato da quel tipo di cultura culinaria. Ma non solo, stiamo ancora parlando di pasta ripiena. Eh, la pasta ripiena che comporta di doverla bollire, scolare, condire, è comunque un processo semplice per noi, eh, però complesso magari per una persona che non lo, non, non lo ha nella propria cultura. Quindi eh, da lì abbiamo sviluppato dei prodotti che chiamiamo in gergo kit, eh, dei kit eh, per cucinare, che poi abbiamo lanciato anche in Europa, dei kit per cucinare che servono per semplificare e la preparazione di un piatto italiano, ad oggi lavoriamo su piatti italiani, e quindi una tagliatella, chiaramente con, ripeto, una salsa, un condimento magari legato alla tradizione culinaria americana, quindi la famosa salsa al freddo che richiama l'italianità in America, ma che magari di italiano non ha molto, con il pollo, con la carne. Quindi fondamentalmente la possibilità di cucinare in microonde, e sottolineo cucinare perché la pasta non è precotta, in un sugo che noi produciamo, cuciniamo, produciamo in una linea da noi brevettata, così come è brevettato il sistema di formatura della pasta, l'azienda conta più di 100 brevetti, principalmente in area produttiva. L'80-85% delle nostre linee produttive sono brevettate. E questo è stato un punto chiave per noi perché, comunque, al di là dei numeri, eh, rimaniamo comunque un'azienda familiare di Verona, di San Giovanni Lupatoto e non, si sarebbe, non saremmo riusciti a vincere eh, la battaglia, chiamiamola, contro le grandi multinazionali del food solamente sulla leva del marketing, perché chiaramente i fondi a nostra disposizione sono inferiori. Dovevamo vincere creando da zero una linea produttiva che è quello che non si vede, che il consumatore non vede. E Infatti io adoro l'idea, apprezzo sempre l'idea di portare i nostri consumatori all'interno dell'azienda dell e dei nostri pastifici e mostrare il nostro lavoro quotidiano. Perché questa è stata la chiave di volta. La pasta che cucina nel sugo all'interno di un microonde in 8 minuti. È una soluzione, un tutti lo possono fare in America e il prodotto è diventato fondamentale. Eh, un altro prodotto. Siamo diventati più grandi. Questo è diventato un successo. Eh, tu conosci, ma racconto a chi certo. ci ascolta da casa e chi è qui in platea. Nel 2011 eh, mio padre si era trasferito negli Stati Uniti, trasferito, ha comprato casa e si è trasferito, perché questo era l'unico modo per vincere in un mercato così complesso, non si poteva fare seduti da San Giovanni Lupatoto. Ha comprato casa e eh, a una fiera ha conosciuto il buyer di una importante catena americana che ha assaggiato il nostro pesto portato dall'Italia e questa persona gli ha chiesto se, se avremmo potuto produrre il pesto. Mio padre. Ha detto, Pronti? Assolutamente. Il problema è che noi non avevamo un terreno, uno stabilimento, una linea, niente. Era luglio 2011 e il, questo signore ha chiesto il pesto per aprile 2012. Grazie anche alla velocità della burocrazia americana eh, eh, è successo e eh, siamo riusciti a fare la prima consegna, non solo per la concessione di iniziare a costruire e poi la velocità di costruzione. E abbiamo iniziato un'avventura un insieme a questo cliente e il pesto è oggi per noi un ecco, prodotto solito. Scusate, cito solo un dettaglio che il cliente è arrivato a chiederlo perché la metà dei, dei vasetti di pesto che aveva sugli scaffali, in giugno luglio, scoppiava. Da allora Rana produce, erano 18 milioni, da allora Rana produce, oggi vende quasi 80 milioni di quella singola referenza e dall'inizio ad oggi il numero di difetti sul prodotto è stato zero. Quindi Rana è stato definito sì. il miglior fornitore di questo cliente. E questo, e questo il, grazie, grazie a un'altra linea tecnologica eh, brevettata da noi, la possibilità di eh, pastorizzare a freddo un prodotto così delicato come il basilico. Basilico che noi lo sappiamo, se lo si scalda in padella con la pasta, diventa scuro, perde il proprio sapore. E, e la possibilità di creare una linea che pastorizzi alcuni ingredienti e rispetti la del, in quanto è delicato invece il basilico, ci ha permesso di ottenere un prodotto che dura 60 giorni. La shelf life extension, la lunghezza della shelf life è per noi fondamentale, è un servizio anche quello. Esatto. Un altro prodotto da noi lanciato di recente è la lasagna, lasagna fresca in America. Per noi in Italia che siamo abituati alla lasagna fresca potrebbe sembrare una banalità, però in America era un blue ocean totale, eh, non era presente la lasagna fresca, solo surgelata. E, tralasciando il concetto della questione della qualità, è comunque una. io vi porto a casa una lasagna sorgelata, tendenzialmente le porzioni in America sono importanti, quindi prima che si scongeli poi la posso cucinare, passa un'ora e mezza di tutto il processo. Quindi il servizio di avere una lasagna in frigorifero che dura 60 giorni, che si cucina in 20 minuti in forno o in 8 in microonde è stata per gli americani una chiave di volta e infatti è da un mese e mezzo che l'abbiamo lanciato recentissimo ed è già un successo. Ma anche quella creata da una linea da noi sviluppata insieme a un nostro partner di Verona, che è venuto anche lui con noi a Chicago, vivendo insieme a noi il sogno americano, e insieme sulla linea a provarla, a testarla. Ricordo nel 2019, poco prima purtroppo dell'inizio dell de della pandemia, eravamo a Chicago a dicembre a, a, a provare a testare questa linea, eh, appunto, che ci permette di non solo avere la qualità, ma di avere una shelf life di 60 giorni. Ecco, ora vorrei però che zoomassimo un pochino su un aspetto. Quando bisogna entrare in un mercato con una, eh, con una linea di prodotti che si vede, normalmente un'azienda si interroga su quali sono le tecnologie disponibili, si dice in gergo le tecnologie a scaffale. Questo processo non accade in Rana, in Rana si parte alla rovescia, si capisce il bisogno e poi... E poi si crea la linea. E poi si crea la, la tecnologia. Trovando. Sì, perché non si può pensare all'innovazione tecnologica. Se, se, allora, eh, un, un, io devo comprendere i trend, però nel momento esatto in cui si chiamano trend, sono già passati. E ora che io mi strutturo per seguire questo trend, il trend è andato. Anche perché con la velocità di oggi, si durano, spesso molti durano poco. Quindi ho bisogno di comprendere. Di che cosa avrà bisogno? Il consumatore fra 20 anni. Okay, qui ci sono dei ragazzi, ho sentito del 2004, io sono del 95, pensavo di essere il più giovane in platea. <ride> invece, eh, quindi, fra 20 anni questi ragazzi cosa, come consumeranno? Cosa, cosa consumeranno e come. Quindi, se io acquisto una linea presente sul mercato, posso acquistare anche la più tecnologica e costosa, ma è già passata e non vinco. Perché posso lavorare sulla qualità degli ingredienti, che comunque facciamo, ma che possono fare anche gli altri che fanno anche gli altri, quindi io devo creare qualcosa di unico. E per farlo, la Rana oggi cerca non solamente competenze legate al marketing, alla ricerca e sviluppo, ma tecnologie alimentari, ingegneri industriali, ingegneri meccatronici, la possibilità di costruirsi internamente le linee e di condividere competenze, lavorando sui progetti come fossero tutte piccole start-up. Sia progetti industriali che progetti di ricerca e sviluppo, è stato per noi fondamentale. Per dare un senso di quello di cui stiamo parlando, se voi oggi assaggiate un raviolo rana o anche un tortellino, sono dei prodotti che possono contenere un ripieno liquido. <coughs> All'interno di questo liquido possono esserci delle componenti croccanti, grosse, perché gli americani vogliono avere il bite, e può avere una sfoglia che arriva a 0,5 mm, 0,2. 0,2 adesso, sì, vabbè 02. 0,2. ma non è in vendita, 0,2 <ride> non, non è in vendita, che cucina a 20 allora, secondi. Allora, sembrano dei dati, però quando poi voi accoppiate questo con la capacità di ricerca nel mondo di materie prime, vi rendete conto che quando assaggiate questo... Questo piccolo cofanetto di uh, prelibatezze dentro c'è una tecnologia che non riuscite immediatamente a percepire la parte bella, è proprio che non lo percepite, ma che pensate di comprare un prodotto della tradizione. Detto questo, però, vediamo un attimo come è anche cambiato il lavoro, perché oggi la rana probabilmente di quei 4000 di cui parli sono meno operai Specializzati di una volta, ma si cercano di profili di persone più capaci dal punto di vista tecnologico, più capaci di interlacciarsi con i clienti anche in termini digitali. E quindi lanciato l'e-commerce con mia enorme soddisfazione in questi giorni. Ehm, il, futuro, il futuro della comunicazione integrata con la produzione è qualcosa che tu stai portando in azienda come un ciclone. Diciamo che eh, ancora una volta la fortuna è di lavorare in un team in cui si uniscono le diverse competenze e siamo tutti molto curiosi e questo aiuta molto perché i curiosi ascoltano e, e, e questo fa, rende un team vincente perché ognuno mette, dice la propria e, e alla fine si crea, si crea qualcosa di, di estremamente positivo come è stato l'e-commerce eh, che è stato per noi un lancio importante eh, per dare anche conoscenza al consumatore della profondità di gamma. Noi in Italia vendiamo più di 100 referenze, quasi sempre non è possibile acquistarle nei vari punti vendita per una, eh, un limite che i punti vendita hanno di spazio, e, e, mentre il nostro e-commerce dà la possibilità di vedere tutta la range ed è quella stata una grande soddisfazione. Come è cambiato il lavoro? Beh, come detto, chi, anche chi lavora in produzione, eh, io ad oggi non, non potrei lavorare in produzione perché non sarei in grado di gestirla. Delle macchine. Cioè, io, io vado in produzione e ascolto perché non è, non è solamente una macchina. Le macchine che noi utilizziamo da noi brevettate, sia le tortellinatrici che le raviolatrici oltre ad avere la produttività che, di cui noi abbiamo bisogno, siamo passati da 150 battute al minuto a 350 con le nostre linee, che, come hai menzionato tu, la possibilità di inserire all'interno un ripieno morbidissimo, se necessario anche con dei pezzi, dipende dal mercato e dalle esigenze del consumatore, eh, sono macchine complesse, c'è bisogno di un ingegnere che le segua, io non ne sarei in grado, quindi questo vuol dire che... Anche il lavoro di produzione è specializzato ad oggi, perché è lì che si sta andando. E dico sempre che la mia generazione, tutti quelli ragazzi della mia età, più giovani, siamo tutti all'università. E è necessario perché, perché al giorno d'oggi è necessario fare un percorso. E nel nostro caso di ingegneria si sta parlando, oltre che la tecnologia alimentare per la ricerca e sviluppo. Quindi il lavoro è cambiato e, e, e per me è stato fondamentale appunto iniziare a imparare eh, all'interno dell'azienda altre competenze. E così facciamo tutti quotidianamente. Anche mio nonno, anche mio padre, sono i primi che si mettono in gioco ad ascoltare, io dico sempre. Mio papà a 55 anni, si mette ad ascoltare eh, di un ragazzo come me, di 26, quello che dico. Però è lì il motivo per cui, per cui sta vincendo. Ce n'è forse un altro che è eh, due, due caratteristiche sempre dal lato umano. Il primo è che in Rana eh, non ci sono pareti, nel senso che si lavora tutti insieme. Certo. E il secondo, su cui ti eh, la mia è una domanda, anche se di fatto è un'affermazione, è che ricordo che dopo il primo viaggio in Giappone che abbiamo fatto insieme tu sei tornato dicendo ma qui lavorate o vi divertite? <ride> <Sì>. <ride> ma questo però l'ho detto anche da piccolo mio padre, una volta tornato a casa la sera eh, alle 8, 9.30 l'ho visto sorridente, gli ho detto ma tu vai a lavorare perché torni sempre a casa sorridente e, e da lì poi ho scoperto il motivo dopo quando ho iniziato a lavorare in azienda. E, sì, il Giappone è stato per me è, è, è splendido come viaggio con voi perché effettivamente ci siamo divertiti, con questo non vuol dire che non si è lavorato assolutamente. Per, Permettimi, potresti ripetermi la prima parte della domanda? Che si lavora tutti insieme. Nella ah, casa del, certo. cioè, casa dell'innovazione eh? dell è stata eh, voluta da, dalla famiglia, da mio padre, eh, come elemento di aggregazione delle competenze di cui parlavamo prima. Eh, si è voluto togliere la, ogni questione gerarchica, eh, nel piano della casa dell'innovazione si lavora insieme, ci sono delle figure di riferimento, c'è mio padre che è l'amministratore delegato, eh, la responsabile marketing America Canada, il eh, responsabile dell'innovazione mondo della RANA e il responsabile della ricerca e sviluppo, tutto il resto è un team di ragazzi di cui io non sono neanche più giovane, perché ten cerchiamo talenti appassionati, in RANA molto spesso è più importante la passione del talento, perché poi si cresce assieme, io sono il primo che lo deve fare, però la passione è fondamentale e, e si lavora assieme, come hai detto tu, come ho menzionato anch'io prima, eh, come fossero tutte piccole start-up, quando a uno di noi viene un'idea, questi uffici trasparenti o addirittura senza nessun tipo di muro o barriera, ci si aggrega, non c'è bisogno di. Siamo un po' contrari alle email. Eh, <ride> sì. eh, dice, e soprattutto dipende, da, dipende dalla mansione che si svolge, anche allo smart working. Nel sì. senso sì. che per fare il lavoro che faccio, io, quantomeno, è impossibile farlo, perché devi essere lì un prodotto. Non posso fare innovazione di un prodotto, di un packaging. Un packaging lavorando sulla sostenibilità del pecco aziendale in generale. Non posso farlo da casa. Io personalmente non riesco. Quindi. Noi, il nostro team è sempre in ufficio e appunto si lavora, si lavora assieme ed è fondamentale. Adesso una, una, una storia diversa che, di cui non avevamo parlato prima, ma che secondo me è la più moderna di tutte, per dare il senso, sono i due progetti consecutivi in termini di marketing della Gazzetta dello Sport e del Rosso sì. perché qui si è veramente cambiato il mondo nel senso che si è partiti da dove? Allora, eh, noi la. Vorrei fare un punto. Eh, la Rana oggi, come ho detto prima, guarda a prodotti da esportare nel mondo o da produrre ad esempio in America che rispondano alle esigenze del consumatore. Il, la gamma del Giro d'Italia e la gamma Oro Rosso eh, sono di grande successo, sono innovative, ma non... Pensiamo all'innovazione quando ci riferiamo a questi prodotti. Stiamo sempre parlando di pasta ripiena. L'innovazione tecnologica c'è stata qualche anno fa, come detto: le macchine tortellate, esatto. le raviolatrici, la qualità. Ma quando parliamo di innovazione, parliamo di prodotti che escono dalla pasta Infatti, ripiena. Infatti, qui però stiamo parlando nell'innovazione del marketing, marketing: nel senso che qua non esiste più il, consumatore, il target. Non, non esiste Abbiamo... il target, e questo è eh, esatto: eh. È, la, è stata la chiave perché eh, da, da sempre. A noi viene definito un target e, e, e a un certo punto ci siamo detti, ma proprio perché il, si dice che il target è quello, il responsabile d'acquisto, tutti questi termini, eh, dobbiamo andare esattamente nella parte opposta, perché sennò <ride> rimaniamo sempre lì. Quindi, la, quindi da lì la volontà che, di, di unirci a un evento sportivo, all'evento sportivo più... Che va dalla gente si dice, no? il Giro d'Italia è lo sport che va dalle persone, non viceversa, quindi è lo sport più popolare di tutti. In Italia il Giro d'Italia è conosciutissimo, ma diciamo che alla fine ci sono state quattro le componenti: il Giro d'Italia, le ricette, stravagante se vogliamo, la carbonara è stata molto commentata, il colore del pack e la. la la Beneficenza legata a, a, alla, alla gamma. Diciamo che di queste quattro, tutte fondamentali in termini di importanza, quella che ha spiccato e che abbiamo poi ripreso nella gamma rosso è stato l'impatto scaffale. Beh, abbiamo utilizzato un colore non utilizzato fino a, che io mi ricordo almeno, in, nel, 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 nel settore della pasta ripiena, il rosa, e anche chi magari non acquistava la pasta ripiena. Si è avvicinato per vedere che cosa stava succedendo, rana con un peck rosa. E quindi tutta la categoria ne ha beneficiato, non solamente noi, ed è questo lo, è importantissimo. Dobbiamo far entrare persone a conoscere in questo caso la pasta ripiena, anche in Italia. E oro rosso, di conseguenza. Abbiamo detto il rosa ha funzionato. Continuiamo con un altro colore così di impatto, di cui abbiamo visto prima la, la nostra pubblicità. Eh, la passione divora, appunto. L'idea è. Il rosso della passione, l'oro degli ingredienti più preziosi, e, però ancora una volta in questo caso si è voluto andare a creare ricette super gourmet che si legassero appunto al concetto dell'oro. Però eh, la, quello che ha vinto è stato ancora una volta l'impatto scaffale. Si dice il primo marketing si fa lì ancora prima della pubblicità, prima di tutti i post, influencers, quando si va a fare la spesa e si vede un pack quello è il marketing più importante. Ecco, ma io vorrei che noi adesso concludessimo questa chiacchierata con un messaggio a tutti i ragazzi che sono collegati o che sono in sala, raccontando come deve essere la, il profilo che, o l'attitudine che, che vorremmo trovare in loro nei prossimi anni, quando saranno pronti per entrare in azienda o quando vorranno entrare in azienda, sperabilmente in Rana. Allora, io personalmente eh, posso condividere la, la mia esperienza, già l'ho menzionato prima, non vorrei ripetermi. Ma io credo che al di là delle competenze e del percorso di studi, come detto, stiamo assumendo, siamo alla ricerca di ingegneri, di tecnologie alimentari, di ragazzi eh, che hanno voglia di mettersi in gioco perché a molti di questi ragazzi stiamo chiedendo: Vuoi trasferirti in America? perché noi abbiamo uno stabilimento eh, non banale, la, 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 lo stabilimento degli Stati Uniti sta diventando, è più grande di quello di San Giovanni Lupadotto, il mercato americano è, è immenso e, e abbiamo bisogno di talenti che formiamo in casa dell'innovazione di Verona e poi portiamo in casa dell'innovazione di Chicago. Un consiglio che un ragazzo di 26 anni può dare è, è come detto, quello di cercare di essere il più curiosi possibile perché non devi mai smettere di imparare. e Me lo insegna mio nonno come lo dice sempre: io non ho mai smesso di imparare e, e, e io cerco di mettermi in gioco in questo modo. Quindi, eh, io spero vivamente di costruire insieme ai giovani eh, la rana del futuro, dei 20, 30, 40 anni e di crescere, eh, di crescere con loro. Benissimo, allora io credo che noi possiamo concludere questo, questo discorso e ci auguriamo di essere riusciti a dimostrare come la tecnologia possa fare la differenza nel tasso di crescita di un'azienda tradizionale italiana che riesce a raggiungere un tasso di crescita oggi del 20% di crescita all'anno e come fa, ok? Vi ringrazio. Grazie Luigi.